Con l'ultimo giro di precipitazioni nevose diffuse in montagna, chi vive di turismo ha decisamente tirato un sospiro di sollievo, perché si tratta di neve che garantirà probabilmente di arrivare a scavallare febbraio. Si scia ad esempio anche nel comprensorio sciistico Tofana Freccia nel Cielo, dove le piste sono aperte regolarmente permettendo di vivere esperienze a due passi dal centro città. Da sempre protagoniste di importanti e spettacolari gare di slalom, storiche e leggendarie, amate dai campioni del mondo di sci alpino, anche in occasione della Coppa del Mondo, che arriverà il 20, 21 e 22 gennaio, le piste del comprensorio rappresentano una vera e propria terrazza per potersi gustare le gare di Coppa del Mondo dall'alto, magari davanti a un buon bicchiere di vino. Imperdibili le discese da capogiro di Col du Chêne A, conosciuta a livello mondiale grazie alle Olimpiadi del 56, e scenario di gare tecniche come gli speciali maschile e femminile durante i mondiali del 2021. Ancora la pista Col du Chêne B, famosa per la sua discesa in un bosco fatato e unico nel suo genere, ideale anche per bambini e famiglie. Invece, per chi ama il brivido della vertigine, c'è la 51, la temutissima e affascinante forcella rossa accessibile da Ravalles, una nera per esperti, spettacolare dal punto di vista paesaggistico, che lunga 2100 metri con un dislivello di 646 raggiunge una pendenza massima del 72%. E proprio qui gli All Blacks, meglio conosciuti come i virtuosi della forcella e membri dell'omonimo club nato nel 2008, si sfidano ogni inverno a chi percorre più volte la mitica nera adrenalinica. I numeri da battere: 447 forcelle tra gli uomini e 338 tra le donne. A Ravalles, a quota 2472 metri, si apre un autentico anfiteatro naturale nel cuore del gruppo delle Tofane, offrendo la possibilità a tutti di sciare su neve naturale, un'area adatta anche alle famiglie grazie a piste panoramiche facili come la Cacciatori, servita dall'omonima seggiovia, Pian Ravalles con le sue varianti e i canalini, e Bus Tofana, che offre invece la possibilità, percorrendo varie piste, di fare la sciata più lunga di Cortina d'Ampezzo con un dislivello di 1529 metri grazie al collegamento proprio con la forcella. Capanna Ravalles, ideale per deliziare i sensi dopo una giornata sugli sci tra buona cucina e ottime pizze, mentre per chi arriva a sciare di buon mattino è l'occasione buona per degustare tra le vette delle squisite colazioni dolce o salate dalle 8:30 alle 10:30 di ogni giorno.